Buonasera, sono Alessia Sordi, vi parlo dalla Casa della Psicologia in Piazza Castello a Milano, dove con Elena Berselli coordiniamo il ciclo di incontri e di presentazione delle scuole di specializzazione della Lombardia. Bene, questa sera abbiamo il piacere di avere con noi il dottor Giorgio Piccinino e la dottoressa Silvia Allari, partner docenti e supervisori della scuola di specializzazione Centro Berne, analisi transazionale e relazionale. Prima di passare la parola ai colleghi per la presentazione della scuola, vi segnalo che l'area delle domande sarà attiva per tutto l'incontro ed è il mezzo che potrete utilizzare per porre le domande, che noi leggeremo, alle quali dedicheremo uno spazio al termine della presentazione. Vi ricordo inoltre che sul sito dell'OPL www.opl.it potete trovare il calendario di tutti gli eventi organizzati dall'Ordine o di quelli patrocinati e naturalmente degli incontri webinar. Bene, entriamo nel vivo della serata con la presentazione della scuola di specializzazione Centro Berne, analisi transazionale e relazionale, e quindi ho il piacere di passare la parola ai colleghi per la presentazione. Allora, l'analisi transazionale è nata negli anni 50, è nata negli Stati Uniti, è nata come una derivazione importante della psicanalisi. Eric Berne era uno psicanalista. E quelli erano anche anni in cui si sviluppavano molte nuove psicoterapie, sono nate allora molte altre psicoterapie che in genere cercavano di rendere una psicoterapia, e la psicanalisi prima di tutto, più semplice, più comunicabile e anche più utilizzabile. Questo è stato uno dei motivi anche del grande successo che l'analisi transazionale ha avuto. E uno dei primi libri di Berne è stato un bestseller mondiale. Si vedono le slide adesso? Sì, Perfetto. bene. Allora possiamo Sì, schiacciare. prego. Però siamo andati avanti e noi dobbiamo tornare indietro. Ecco qua. Si vede? Oh, bene. Siete felici? Io sì, e così posso leggere. Dicevo che l'analisi transazionale ha avuto un enorme successo all'inizio, nei primi anni, perché il libro di Eric Berne, Che gioco giochiamo, è diventato un libro famosissimo, tradotto in tutto il mondo. È stato anche il bello dell'analisi transazionale, nel senso che è stata poi utilizzata in tutti i campi della formazione, dell'educazione, quindi è stato veramente per il mondo psicologico un modo anche per attivare le persone a comprendere tematiche piuttosto complesse che prima con la psicanalisi evidentemente erano riservate semplicemente a un'elite o a poche persone. Il centro Berna è nato nel 1978, quindi quest'anno facciamo 40 anni. 40 anni. Due dei fondatori sono vivi e sono con noi e lavorano con noi, sono Fabio Riccardi e Giacomo Agrograsse. Poi ci sono stati alcuni avvicendamenti, si è fondato un altro gruppo, un altro centro, poi siamo entrati in altri, insomma sono entrato io, è entrata Anna Brambilla, Alessandra Zanuso, poi Silvia Allari poco dopo. Più o meno, insomma, e adesso siamo in 17, siamo 7 soci, 7 partner che lavorano insieme e che fanno parte dello staff poi che guida il centro. Questo per darvi un po' l'idea del centro Berne, che è uno dei miracoli, credo, perché in un mondo psicologico del genere si frastagliano i gruppi, si dividono. Noi siamo rimasti insieme, ci vogliamo anche abbastanza bene, devo dire. E questo è un vero? Vero. Vero. Confermo. Ci vogliamo abbastanza bene, abbiamo superato difficoltà, insomma, diciamo che abbiamo avuto un notevole successo. L'analisi transazionale, ci tengo a dire, non è conosciutissima più tanto per la psicoterapia, ma qualche anno fa ho partecipato a uno dei convegni italiani dove c'erano tutte le scuole di psicoterapia. E hanno presentato una ricerca dove l'analisi transazionale era considerata fra la terza e la quarta per numero di psicoterapeuti in Italia. E quindi è vero che nell'università si parla poco di analisi transazionale, ma questo non vuol dire che l'analisi transazionale non sia né poco efficace né conosciuta, anzi, credo che sia una di quelle più frequentate in termini di pazienti. Il nostro centro funziona bene, abbiamo una scuola che va avanti bene, poi ne parlerà la collega. Bene. Vi dicevo inizialmente che l'analisi transazionale è nata un po' sottolineando più gli aspetti evidenti della comunicazione, si chiama transazionale per questo motivo, perché si parla di transazione, cioè di comunicazione, ed è stata considerata anche una delle psicoterapie brevi, perché
diciamo più sul versante cognitivo che non sul versante psicanalitico, ma poi l'analisi transazionale ha recuperato questa radice psicanalitica e relazionale, attivando poi modelli di psicoterapia del profondo che attualmente vanno prevalentemente in gruppo. La nostra attività terapeutica tende a attivare esperienze correttive che possono modificare ciò che sono state negli anni le incrostazioni dei comportamenti che fin da bambini le persone hanno preso. Noi parliamo di copione di vita, nel senso che pensiamo che le persone si scrivano inconsciamente un modello di comportamento e di funzionamento, quindi anche funzionamento emotivo, cognitivo e comportamentale. E questi comportamenti sono legati a delle esperienze che vengono fatte precocemente. E quindi l'attività che facciamo come terapeuti, in alcuni casi, quindi non in tutti i casi, ma in molti casi, serve proprio a ricontattare le decisioni antiche in modo che le persone possano riattivarle avendo attualmente nuove esperienze che vengono fatte, peraltro, anche volutamente, anche a Il gruppo è un elemento fortemente importante dal nostro punto di vista, nel senso che il gruppo è il luogo dove avvengono i cambiamenti, dove ci sono i fratelli, dove c'è la famiglia, dove ci sono gli altri, e dove è anche più facile entrare in un contesto emotivo piuttosto forte rispetto alla relazione a due. E noi infatti generalmente iniziamo le psicoterapie facendo terapia individuale, anche per capire qual è il problema delle persone, poi man mano li inseriamo nei gruppi, dove le persone possono, entrando in relazione con gli altri, far emergere più facilmente le proprie modalità positive o negative della loro vita. E quindi nei gruppi si stimola facilmente, anche facilmente, insomma, a seconda dei casi naturalmente, a seconda delle patologie, un cambiamento. Anche perché ascoltando le altre persone che lavorano, le persone anche che tendono a tenere a volte nascoste per le loro difese, la loro protezione, i propri problemi, si aprono più facilmente e con l'aiuto delle persone che magari sono un po' più avanti riescono a entrare più facilmente in contatto con le proprie emozioni. Credo di andare un po' veloce, spero che quello che vi dico vi sia abbastanza di comprensione, insomma, sto cercando di sintetizzare un po' quello che facciamo come lavoro normalmente. Per noi è molto importante che le persone attraversino il loro comportamento sia dal punto di vista cognitivo, cioè avendo bene in mente, capendo quello che sta succedendo, ma anche dal punto di vista emotivo e poi dal punto di vista comportamentale, nel senso che non c'è cambiamento se non c'è anche un comportamento che viene cambiato. E questo comportamento che viene cambiato nella vita si attua prima nel gruppo, dove le persone in qualche modo fanno pratica dei propri cambiamenti e contemporaneamente e progressivamente ampliano il proprio raggio d'azione anche nella propria vita privata, evidentemente, portando il proprio cambiamento. Per noi è importante, e questo era uno degli elementi fondamentali di Eric Berne, che tutti siano in grado di capire i propri comportamenti. La facilità con cui l'analisi transazionale spiega dinamiche intrapsichiche e relazionali, facilita proprio il fatto che chiunque durante la psicoterapia può capire quello che sta succedendo e quello che è bene per lui e quello che è meno buono per lui. Noi facciamo un cambiamento che è contrattuale, cioè lo gestiamo insieme alle persone, non c'è niente di nascosto, quello che capiamo noi lo spieghiamo, quello che capiscono le persone se lo spiegano fra di loro, utilizzando anche, quando è possibile, delle terminologie adeguate alla comprensione della realtà. Vi dicevo, attualmente il centro è composto da 7 soci e da 10 colleghi che vi operano stabilmente come psicoterapeuta e come psicoterapeuta e come formatori. Tutti hanno svolto anni di psicoterapia personale che è prevista sempre nei nostri percorsi formativi. I colleghi che lavorano con noi sono tutti ex allievi della nostra scuola, che si sono diplomati, hanno fatto pratica e a cui noi abbiamo chiesto di far parte del nostro centro, avendo possibilità anche di dare dei pazienti che magari chiedono al centro, senza chiedere a qualcuno di noi in specifico, ma chiedono attività di psicoterapia al centro e quindi noi possiamo anche sviluppare un po' di professionalità per quanto riusciamo a fare naturalmente nel nostro centro. E questo è un po' un fiore all'occhiello, perché noi, anche come terapeuti anziani, ormai si può anche dire,
non c'è niente di più bello di vedere poi delle persone che imparano e che cominciano a lavorare, che fanno quello che abbiamo fatto noi, il nostro percorso formativo, e vederlo attuato attualmente in maniera concreta. Nel nostro centro, peraltro, noi ci vediamo tutti, facciamo spesso delle autoformazioni, facciamo supervisione reciproca, quindi è un gruppo di persone che si frequentano e che hanno un orientamento anche piuttosto simile. Naturalmente ci sono stili diversi, le persone sono diverse, però diciamo che l'orientamento berniano, soprattutto dal punto di vista dell'analisi relazionale, quindi dando valore alle relazioni come fattore di cambiamento e di scoperta anche delle proprie problematiche, ci unisce e ci dà un segno comune. Noi ci teniamo molto che le persone che lavorano con noi continuino evidentemente nel nostro spirito. Ecco, e il centro, se andate a vedere il nostro sito, trovate un sacco di informazioni. Noi ci occupiamo di formazione evidentemente per la scuola di specializzazione, abbiamo consulenze per psicoterapeuti che operano in comunità o altri enti, facciamo corsi, seminari, supervisioni, abbiamo vari corsi di specializzazione, ad anni alterni facciamo corsi di specializzazione per la psicoterapia di gruppo. Noi pensiamo che la psicoterapia di gruppo sia veramente una metodologia molto efficace, fa crescere le persone anche dal punto di vista esistenziale e anche dal punto di vista della capacità di stare con gli altri. Perché dobbiamo dire che spesso, almeno nella mia esperienza, le terapie individuali aiutano le persone a rafforzare il sé, ma non sempre hanno anche una ricaduta sulle capacità di relazione. Mentre nei gruppi le capacità di relazione sono il fulcro poi dell'attività, per cui pensiamo che la psicoterapia di gruppo sia veramente un modo per fare terapia più profondo, molto spesso, molto forte, carico emotivamente, e che aiuta le persone a imparare anche a relazionarsi. Quindi facciamo poi dei corsi di specializzazione anche per terapeuti non pienali transazionali, naturalmente, perché provengono da altri orientamenti che sono evidentemente interessati a fare psicoterapia di gruppo. Poi faremo prossimamente un corso di specializzazione per la terapia di coppia, l'abbiamo fatto in passato e ogni tanto lo rinnoviamo. Facciamo iniziative di supporto alla genitorialità, abbiamo varato da quest'anno un programma di terapia a prezzo calmierato per persone che non possono permettersi i costi normali della psicoterapia e poi varie attività di formazione e dicendo. Siamo un centro dove ci sono centinaia di persone, succede un sacco di cose. Se avete interesse a leggere un po' di cose, diciamo che i primi tre sono i tre titoli più interessanti, secondo noi, più importanti a livello internazionale, tradotti. Anche il primo, che è sul mondo. Esatto. E invece gli altri due sono due manuali di analisi transazionale scritti da due valenti insegnanti di psicoterapia, Michele Novellino e Filanti e Atanasio Romanini, sono di Roma e collaborano anche con noi. Novellino fa parte della nostra associazione. I soci scrivono un sacco di libri, quindi ne abbiamo messi io in particolare, mi diverto molto. Però come vedete, per modestia e umiltà, ne ho messo uno solo dei miei, in modo che sia pari da pari uno anche con gli altri, insomma, ecco. Quindi anche questi sono i più interessanti che vi possono dare un'idea dell'analisi transazionale. Vi invitiamo ad andare a vedere il nostro sito e in rete trovate questi vari filmati, ci sono un'intervista che ho fatto io sull'analisi transazionale, c'è un video che ha fatto Anna Brambilla sull'anoressia, Fabio Riccardi sul perdono responsabile, psicoterapia di gruppo, non mi ricordo chi l'ha fatto, qualcuno l'ha fatto la psicoterapia di gruppo. Questo qui è quello che ho fatto io al convegno Ipso di tempo fa, che è centrato sulla psicoterapia di gruppo. Insomma. Quindi se avete voglia trovate anche questi video qui, li trovate anche nel nostro sito. Se avete voglia. Ancora due cose vi voglio dire brevemente. Una delle condizioni che per noi sono importanti è essere in grado di affrontare le persone, i pazienti che vengono a chiedere aiuto sul livello che per loro è utile e che è importante anche
immediatamente. Quindi in alcuni casi, in diversi casi, noi facciamo un intervento che è focalizzato su un obiettivo preciso che le persone hanno in mente quando vengono. E serve questo naturalmente per affrontare immediatamente quello che può essere un problema emergente anche immediato, oppure circoscritto, insomma, degli attacchi d'ansia che hanno un'attività, diciamo, circoscritta e quindi che non hanno dietro una personalità ansiosa particolarmente problematica, ma che hanno bisogno di un intervento rapido e anche a un livello di efficacia immediata. Diciamo che per noi le nostre parole che tutti conoscono sono la capacità che le persone devono avere per poter essere in grado di gestire la propria vita, quindi con una sfera progettuale cognitiva che è la parte adulta, razionale, diciamo così, una parte che è invece la parte genitoriale, che è la parte dei valori, ma anche della protezione di sé e degli altri, che è il genitore, e la parte desiderante e emotiva, che è quella del bambino. Ecco, è importante già che le persone imparano a gestire la propria vita sapendo di avere delle funzioni di personalità, appunto la parte più razionale, la parte più protettiva e la parte più desiderante, attive in tutte e tre naturalmente. Questo per dire che è importante che le persone siano in grado di gestirsi la propria esistenza guidandosela, proteggendosela e sviluppando i propri bisogni. In genere questo è un lavoro più di consapevolezza di sé e di sviluppo dell'autostima nella relazione, quindi è un primo livello di intervento. E quando le persone hanno necessità di questo ci fermiamo a questo livello. Qualche volta le persone si scopre, come sappiamo, che entrano a un certo livello, poi si capisce che sotto sotto ci sono dei problemi più gravi o più rilevanti, che sono in genere problematiche che si sono arrivate all'interno della persona in fasi precoci della propria esistenza. E quindi in questi casi diventa una psicoterapia del profondo, volta a modificare un copione di vita rigido e limitante, quindi un sistema di vita globale che limita le capacità e le possibilità delle persone attraverso decisioni infantili che hanno limitato le loro capacità. Vedremo poi un caso che Silvia vi presenterà che ha un po' questo livello di profondità. Quindi diciamo che qui entriamo in una sfera più psicanalitica che va a lavorare sul passato, su capire quali sono le decisioni infantili che, dovute a un ambiente che le ha create, hanno reagito in modo tale da limitare le proprie possibilità, soprattutto sugli aspetti che hanno a che fare con la voglia di vivere, con l'amare, con la curiosità, con la realizzazione di sé e con gli aspetti che riguardano la propria autonomia, la propria indipendenza e un funzionamento anche, diciamo, adulto della propria personalità. In genere questo è un lavoro profondo che ha anche necessità di tempi e di modi evidentemente più lunghi per arrivare a portare a galla le antiche decisioni e riportare la persona a rifare le decisioni antiche. Persone che si sono, per esempio, ritirate dall'esistenza, che hanno avuto una problematica irritante, far riprendere la voglia di vivere a queste persone, per far questo è importante andare a capire cos'è successo nella loro storia, in modo che possano capire che le decisioni che hanno preso sono state in quel momento lì l'unica possibilità drammatica pure, ma l'unica possibilità per sopravvivere in quel momento. Non ci piace parlare tanto di difese, cioè, le persone che si difendono, le persone anche da bambini si proteggono da situazioni drammatiche, magari evitando oppure diventando depresse, oppure diventando aggressive, oppure diventando paranoidi, ma questi sono momenti in cui le persone reagiscono a degli abusi o a delle condizioni di vita insopportabili e l'unica possibilità che hanno è far prendere quella decisione che è protettiva per la propria sopravvivenza. Naturalmente è una protezione che poi diventando copionale, cioè diventando comprensiva un po' di tutte le proprie modalità di vita, diventa poi una gabbia difficilissima da rompere, se non proprio capendo i motivi che hanno portato a questa gabbia e portando le persone evidentemente a liberarsene, prendendo una nuova decisione all'interno dei gruppi, dove pian piano cominciano ad aprire un po' la gabbia, a far uscire le proprie motivazioni, a dire ciò che gli era stato impedito di dire e a reagire in una maniera diversa.
E quindi il gruppo diventa anche il luogo dove le persone cominciano a cambiare se stesse e a cambiare il modo di fare con gli altri. Queste sono le esperienze correttive, normalmente sono anche accompagnate da una soddisfazione enorme, da una grande gioia, da una grande voglia di vivere, di riprendere una modalità naturale dell'esistenza che quelle esperienze infantili avevano frenato. Ecco, questo è un po' il nostro modo di lavorare. Credo che questo era quello che avevo da dire io, e vi ringrazio, poi spero che abbiate avuto modo di prendere qualche appunto, di poi farmi qualche domanda, e adesso sì, facciamo una cosa, sì. Visto che sono già le 9:30, sì. Direi che passiamo alle informazioni sulla scuola, poi eventualmente se c'è modo parliamo anche del caso. Allora, devo schiacciare questo. Sì. Beh, intanto sottolineiamo questo aspetto che già tu dicevi, Giorgio, cioè del fatto che i setting sono due, sono quelli della psicoterapia individuale e della psicoterapia di gruppo. Durante la scuola gli allievi imparano a fare psicoterapia individuale. Qualcosa sul gruppo, ma il gruppo richiede, la psicoterapia di gruppo richiede una formazione ulteriore, e quindi dopo la specializzazione noi proponiamo ogni 2 anni un master di psicoterapia di gruppo. Questo. Quindi andiamo avanti perché il caso ci richiederebbe altro tempo. Parliamo della scuola di specializzazione, com'è strutturata. Abbiamo una sezione generale che riguarda le materie ministeriali, cioè le materie che tutte le scuole hanno da proporre nei loro anni, e che sono la psicologia generale, la psicopatologia, la psicologia dell'età evolutiva, eccetera. Poi una sezione specifica, che è la sezione importante, dedicata alla teoria e alla metodologia dell'analisi transazionale relazionale, questa è la nostra specificità. A sua volta questa sezione si suddivide in una parte teorica e in una parte pratica. Cosa vuol dire? Ovviamente le docenze non sono mai docenze frontali, come succede in università, ma sono sempre situazioni esperienziali, quindi vuol dire che gli allievi attraversano i concetti che gli proponiamo, sia per quanto riguarda la teoria che per quanto riguarda la metodologia. Dal punto di vista pratico ci sono degli spazi che noi chiamiamo laboratori, dove gli allievi si sperimentano come terapeuti, sotto la guida ovviamente di un supervisore. C'è poi una parte di analisi personale che per noi è molto importante, quindi chiediamo a tutti gli allievi di fare un percorso di terapia individuale, possibilmente anche di gruppo. Il tirocinio, abbiamo una serie di strutture con cui siamo convenzionati, e appunto la supervisione. Complessivamente le ore sono quelle ministeriali, quindi sono 500 ore di lavoro all'anno, di cui 300 ore di lezione, laboratori, seminari e supervisione, e 100 ore di tirocinio e 100 ore di psicoterapia. C'è una piccola differenza nei vari anni, ma complessivamente questa è la proporzione tra le varie ore. Quindi, così come per tutte le scuole, l'impegno è decisamente piuttosto elevato, però questo è. L'accesso alla scuola avviene per il superamento positivo di 2 colloqui di selezione con 2 diversi docenti. Ogni anno gli allievi sostengono un esame scritto e orale propedeutico al passaggio all'anno successivo, e ogni anno ha un tutor di riferimento. Che cosa vuol dire? Vuol dire che se ci sono delle esigenze, delle richieste, delle problematiche di vario tipo, gli allievi si riferiscono al tutor. E mediamente a metà anno gli allievi fanno un colloquio individuale con il tutor, dove si fa un po' il punto della situazione e si verifica l'andamento dell'apprendimento.
tutto, quindi non abbiamo mai classi grandissime, quindi questo ci permette di avere una presenza sugli allievi piuttosto importante. L'esame dell'ultimo anno è un esame piuttosto impegnativo perché prevede una parte scritta dove viene presentato un caso clinico, generalmente è un caso che gli allievi seguono in tirocinio, e poi una parte orale. La parte orale prevede la registrazione di due tranche di terapia condotte dall'allievo. E scelte dall'allievo stesso e che sceglie sulla base della significatività terapeutica. Quindi, secondo l'allievo, quel pezzo ha un significato per quel paziente per un specifico motivo che ci spiega e ci argomenta. Il costo è di 3.500 euro l'anno, suddivisi in quattro rate. Una cosa importante da dire alle persone che ci seguono è che questo costo comprende tutto quello che ho raccontato, quindi questa è una cosa importante da chiedere quando ci si informa sulle scuole, perché la psicoterapia è la parte che sta fuori. Per gli allievi della scuola abbiamo definito un costo agevolato di 60 euro a seduta. Un'altra cosa importante è che i docenti della scuola, per decreto ministeriale, non svolgono attività di psicoterapia con gli allievi. Alcuni colleghi che collaborano con noi ci hanno garantito la possibilità di prendere degli allievi in terapia. Con questo costo, gli allievi ovviamente possono fare terapia con chi scelgono, la nostra indicazione preferibilmente con un analista transazionale e di una certa esperienza. Ok, Andiamo indietro. ma secondo me sono le 9:30, 9:35, se ci sono delle domande, direi che diciamo faccio le domande. Bene, ringrazio i colleghi per la presentazione, di certo molto interessante, ricca di stimoli, che ha prodotto anche diverse domande, ma è stata talmente esaustiva che avete già risposto a queste domande che ci hanno posto. Per cui appunto erano delle domande anche pratiche rispetto appunto al funzionamento della scuola, alla supervisione, al percorso di terapia individuale, ma ne abbiamo comunque, per cui ritengo le altre domande che appunto sia già stata fornita risposta più che esaustiva, ce ne teniamo invece altre tre che sono un pochino più specifiche. Sempre rispetto alla supervisione, però forse anche questa è stata detta, perché ci Ma la chiedono, specifichiamo meglio, specifichiamo meglio sulla supervisione, ci chiedono se è prevista la supervisione individuale o di gruppo o entrambe, durante il percorso ovviamente. no, la Questa risposta la sappiamo. la sappiamo, sì. questo ce l'ho. La supervisione è di gruppo, nel senso che è fatta con i colleghi della scuola. Però si può sempre chiedere una Certo, supervisione individuale. la possibilità c'è, però nel programma previsto dalla scuola la supervisione è di Di gruppo, gruppo. anche perché è un momento di apprendimento per il gruppo, quindi conto è la supervisione dei colleghi già specializzati, ma mia più Certo. vicina mi Sì, sembra perché sono di vicino capire. anch'io. Ah, ok. Benissimo, quindi abbiamo capito, supervisione di gruppo nel Sì. caso ci fosse necessità, Certo, l'individuale si può sempre richiedere a seconda della situazione che si attraversa. Ne Però, abbiamo. scusa, Sì, possiamo aggiungere prego. una piccola cosa sulla supervisione di Certo. gruppo? Perché fare la supervisione di gruppo consente che quando una persona porta un caso, tutti gli allievi sono coinvolti nel problematizzare o suggerire, quindi si attiva anche una modalità di supervisione reciproca, diciamo. Proprio per fare in modo che non c'è soltanto l'esperto che dà il suo feedback, che spiega le cose, ma si cerca anche di attivare le persone in modo che tutti si facciano un po' anche l'abitudine, no, a entrare nelle tematiche che riguardano i pazienti. Certo, Insomma. certo.
Allora, ne approfitto perché è arrivata proprio in questo momento un'altra domanda, e partirei da questa. Ci chiedono se viene trattata all'interno degli anni di scuola la conduzione di terapia con bambini ragazzi. Ok, per il momento questa, poi ne abbiamo un'altra intanto. Rispondi tu? No, no, no. Lo devo io anche. Insieme. Insieme, uno, due, tre. No, 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 perché è una cosa successiva. Naturalmente si possono fare delle specializzazioni su questa cosa qui, però intanto dobbiamo molto fare. specifica. Diciamo che gli anni sono anni, 4 anni, guardate che sono un minimo Appena di, ecco. sufficiente. Per imparare bene l'analisi transazionale, imparare bene entrare nell'autorevolezza del ruolo, quindi fare anche un'esperienza che ti consenta di avere una certa autorevolezza. Perché poi i ragazzi che finiscono in genere sono giovani e quindi hanno anche bisogno di fare un po' di lavoro su di sé attraverso il corso, naturalmente. Ed è appena appena sufficiente per arrivare poi ad avere dei casi anche semplici inizialmente. Poi naturalmente facendo esperienza. Si finisce essendo dei bravi psicoterapeuti di base. Poi quindi anche per i bambini o per i casi anche gravi, evidentemente ci vuole un po' di più esperienza. Sì. Insomma. Anche per non mettere le persone. Vedete, quando si finisce un corso di specializzazione, ci si trova a cominciare la professione. È importante che la professione venga cominciata bene, quindi con successo. Perché allora uno si conferma, sente che ce la fa, no? E quindi cerchiamo di mettere anche gli allievi in una condizione non che sia facilitante, ma che non sia il massimo di problematicità. Già facendo il tirocinio si ritrovano spesso in condizioni drammatiche, con casi che anche noi faremo fatica a prendere, diciamo, no, per carità di Dio, beh. E questi ragazzi si trovano veramente a farsi le ossa in condizioni veramente difficili. Quindi anche la formazione è progressiva. Benissimo, allora passiamo a un'altra domanda più tecnica. Ci chiedono quando si svolgono le lezioni, ovvero l'impegno settimanale. L'impegno è durante i fine settimana, ok? Sono mediamente, beh, considerando le ore, sono 300 ore in un anno, quindi sono almeno 2 weekend al mese. Ok, allora passiamo a un'altra domanda ancora, abbiamo ancora un po' di tempo, nel frattempo se volete farci delle altre domande, appunto abbiamo ancora 5 minuti. Il modello terapeutico appunto del centro Bern è indicato, e quindi la scuola di specializzazione ovviamente, ma il modello della scuola è indicato anche per i pazienti più gravi? Sì, se si ha voglia, sì. Naturalmente, Bisogna vedere cosa vuol dire più naturalmente, gravi. intanto bisogna capire appunto più gravi. È importante che la persona abbia, come dire, la disponibilità a partecipare attivamente a una psicoterapia. E quindi evidentemente ci sono delle condizioni in cui è importante affiancare alla psicoterapia anche un trattamento farmacologico che consenta, per esempio, a certe persone particolarmente depresse, tanto per fare un esempio, di poter venire. Perché a volte fanno fatica a uscire di casa, quindi a volte non si riesce a sostenere nemmeno una psicoterapia. Di persone gravi penso che ne abbiamo tutti qualcuna. Naturalmente è piuttosto impegnativo, poi ciascuno ha anche più facilità con certe persone, con certe patologie di altri. Fra di noi ci sono quelli che per un depresso gli piace anche, insomma, qualcuno dice che è un depresso. Invece altre patologie che possono essere come i borderline piuttosto difficili e anche molto impegnativi emotivamente per qualcuno, io ne ho avuti alcuni e mi è piaciuto tantissimo per dire, però ne uscivo con una certa fatica. Neanche fatica, diciamo che era una cosa molto coinvolgente, molto forte, perché sono persone che impegnano fortemente la relazione, quindi devi essere con loro. E noi terapeuti transazionali siamo con le persone, quindi non c'è distacco e distanza se non quella fra di un ruolo, insomma, però siamo piuttosto coinvolti nella modalità di terapia, insomma, interveniamoci come persone, come esseri umani e quindi con persone che sono particolarmente disturbate, evidentemente c'è un onere piuttosto elevato dal punto di vista anche emozionale. Però è anche il bello, perché poi quando queste persone cominciano a stare bene è veramente una cosa magnifica.
Ci tengo a dire che il nostro è, anche per facilitare i ragazzi che magari sono incerti se fare un corso di psicoterapia, che il nostro è un lavoro bellissimo, è un lavoro pieno di soddisfazioni, pieno di gioia. In genere, tanto più nei gruppi, noi sentiamo, abbiamo le stanze abbastanza vicine, ma insomma, non è che proprio si sente tutto, però quando ci sono scoppi di applausi perché qualcuno ha fatto un passo, è veramente una cosa magnifica. E con i casi più gravi, diciamo, c'è anche un livello in più di gioia e di soddisfazione, insomma, Partecipazione, ecco, di sì. partecipazione. Quindi bisogna sempre capire qual è il livello di gravità, perché in alcuni casi non ci si può proprio fare niente. Se pensiamo anche a certe persone che sono tossicodipendenti, è veramente anche controproducente se non c'è a fianco un lavoro di altro genere. E con certe patologie è veramente difficile, perché noi parliamo con le persone, quindi è ben vero che tutti sono in grado di ascoltare e di capire un certo livello di discorso, però veramente con delle persone anche dissociate, insomma, è veramente difficile. Prima bisogna aiutarle a poter sostenere anche una psicoterapia che è anche faticosa, insomma, richiede disciplina, anche uno deve venire tutte le settimane, insomma, e quindi per certe persone è anche piuttosto difficile, insomma. Sì, impossibile. E arriviamo all'ultima domanda. Ci avete parlato, avete accennato dei master che possono essere svolti sulla terapia di gruppo anche al termine del percorso formativo della scuola e sono aperti anche a eventualmente colleghi che abbiano svolto un altro tipo di percorso formativo, no? Sì, è questo, è questo. Sì. Appunto, dicevo, facciamo ogni 2 anni questo master, continuiamo ogni 2 anni questo master, e la scelta è proprio quella di aprire ad altri orientamenti, perché vediamo che c'è un diffuso interesse verso il gruppo, sempre di più. Effettivamente, come diceva Giorgio, il gruppo ha una capacità terapeutica elevatissima e questo si sta cominciando a conoscere come strumento. E ormai abbiamo fatto diverse edizioni e abbiamo visto che, non, cioè che funziona molto bene, funziona molto bene. Abbiamo fatto anche degli approfondimenti, diciamo, teorici, metodologici, dei seminari specifici su alcuni disturbi. Su alcune psicopatologie aperte a vari orientamenti, abbiamo visto che funziona molto bene, si integra molto bene. Sì, posso aggiungere un'altra cosa, Sì. che non ci sono tanti corsi di specializzazione per la psicoterapia di gruppo, e quindi c'è anche molta fame. Abbiamo visto che molte persone che vengono da orientamenti diversi hanno, naturalmente noi insegniamo qualcosa che sia comprensibile per tutti, non è che insegniamo l'analisi transazionale, anche perché questo siamo a un livello, come dire, di formazione ulteriore, diciamo, è per psicoterapeuti, e abbiamo visto che c'è molto interesse per la psicoterapia di gruppo. Vorrei aggiungere una cosa sulla psicoterapia di gruppo, perché non si capisce forse se non si vede l'idea che un gruppo di persone che è formato da anni, perché le persone entrano e escono naturalmente, si crea un clima di accettazione e di vicinanza, per cui quando una persona entra, e si sa che quando una persona entra c'ha le vergogne, c'ha le paure, si sente un pazzo, si sente malato, si sente fuori di testa, si sente l'unico malato del mondo, l'unico disgraziato sulla terra. Poi si trova di fronte a 7, 8 persone, i gruppi di solito sono di 8 persone, che sono lì da un po' di tempo e che lo guardano come uno di loro e che facilitano il far emergere la patologia o i comportamenti, insomma, chiamiamoli come vogliamo. E quindi già l'accettazione e già aiuta la persona a entrare in contatto più facilmente con le proprie problematiche e a guardarle con benevolenza, che è una cosa che non succede mai. Quindi già questo per noi è un elemento di guarigione. Il fatto che le persone comincino a guardarsi con benevolenza, poi pensano che sono tutti matti, poi si trova un docente universitario, l'insegnante di biodanza, L'avvocato. l'avvocato, la casalinga, il giovane studente, cioè sono gruppi molto variegati che fanno vedere che tante persone hanno bisogno di aiuto e che tu non sei una mosca bianca o una pecora nera.
Questo è già molto importante dal punto di vista della crescita delle persone, dell'accettazione delle proprie difficoltà e poi insieme si trova con terapeuta il modo per cambiare i propri comportamenti. Ecco, una cosa pratica. E quello che insegniamo nel master è proprio di come si fa. Quindi l'avvio del gruppo, come si scelgono i pazienti, quali pazienti sì, quali pazienti no, le indicazioni operative sulle primissime fasi. Poi ovviamente anche lì c'è bisogno di una supervisione, di formazione più avanzata, eccetera. Però quello che abbiamo visto è che proprio abbiamo avuto molti riscontri rispetto a questo, che i colleghi cominciano a fare terapia di gruppo poi, cioè avviano un gruppo, e questo sia privatamente che nel pubblico. Abbiamo avuto diversi colleghi che lavorano nel pubblico, e per il pubblico è una risorsa molto importante perché hanno delle liste d'attesa lunghissime, e spesso si pensa che la psicoterapia di gruppo sia una psicoterapia di serie B, invece non è assolutamente così, è perché appunto non si conosce a sufficienza, e anche questi colleghi, ti ricordi quelli di Trento, hanno cominciato poi a fare dei gruppi con i pazienti nel pubblico e funzionano molto bene. Bene, siamo proprio giunti al termine, per cui chiudiamo proprio sul più bello siamo arrivati alla fine. Io ringrazio nuovamente il dottor Piccinino e la dottoressa Allari per la loro partecipazione, la loro presentazione, ci mancherebbe, grazie, molto grazie. Vi ringraziamo, ringraziamo anche tutti i partecipanti che ci hanno ascoltato. Volete salutare anche voi? Grazie dell'attenzione, dell'ascolto. Vai Giorgio, No, dimmi. volevo dire, guardate i video, che così vi divertite. Infatti, soprattutto quelli di Giorgio. Assolutamente. Beh, con me qualcosa si piange anche, ma insomma. Ciao a tutti. Ciao. Bene, arrivederci, buonasera.